Buongiorno bellezze, come state? Anzi, in realtà dovrei dire buon pomeriggio perché qui è pomeriggio. O meglio, se vogliamo dirla tutta, sono quasi le 6 di sera, per essere proprio precisi, precisi. Però, siccome rientro adesso da supermercato, o meglio, dai supermercati, ho pensato di farvi così uno svuota la spesa super rapido. Dovevamo comprare due cose, poi alla fine carica l'acqua, una cosa e l'altra, insomma mia mamma ha fatto le sue solite scorte. Allora, siamo andate all'Iperdino per fare appunto le scorte di acqua, abbiamo preso due casse da 8 litri, poi due casse di gasata che beve mia mamma, è quella naturale con mineralizzazione debole per me. E poi abbiamo fatto un salto anche al Mercadona a prendere quelle due o tre cose che all'Iperdino non ci sono e costano meno al Mercadona. Quindi iniziamo subito con le cosine che abbiamo preso al Mercadona. Allora, inizierei subito con la frutta. La frutta l'abbiamo trovata buona all'Iperdino e dopo ve la mostro, però le arance non erano un granché. Così ne abbiamo prese tre sfuse perché in realtà già le avevamo, ce ne mancavano giusto due o tre, le abbiamo prese al Mercadona, quindi arance sfuse, che costavano 2,59 al chilo se non vado errata. Poi solito, vabbè, limone spray che conoscete a memoria, il solito tabulè orientale che si mangia mia mamma, che è il suo bel couscous con le verdurine. Poi si è comperata i grissini con la frutta secca, io invece ho avanzato ancora i miei cracker, quelli integrali, più le gallette, perciò sono a posto. Poi abbiamo preso, non si sa mai da tenere in frigo di scorta, le gocce di cioccolato nero. Quando facciamo qualche torta, cioè ci durano i mesi perché in realtà non è che le utilizziamo molto, ecco, soltanto quando abbiamo qualche preparazione dolce particolare, ecco, altrimenti insomma sapete che io il cioccolato, cioè la il mio stomaco, il cioccolato non vanno tanto d'accordo. A me piace tantissimo il cioccolato, soprattutto quello bianco e quello al latte, però avendo sta gastrite cronica infiammatoria, ragazzi, vabbè, lasciamo perdere, va? Tornando a noi, deodorante bagno, di solito prendiamo quello Viola Mystery, questa volta ho accontentato mia mamma e ho preso quello Fresh, che è quello bianco che piace a lei. E poi ho preso di scorta i soliti dischetti, 100% cotone, 150 unità, ne ho pagate, ma un euro e qualcosa. Perché ne ho avanzato qualcuno, però mi piace avere sempre le scorte, non so come siete fatti voi, ma io, insomma, quando sto per finire qualcosa non aspetto che sia finito, faccio la scorta prima. Per quello forse che abbiamo scaffali e frigorifero pieno. Comunque, poi c'erano le noci scontate a 2,25 euro, quindi due etti di noci. Vedete, noce al naturale. Il resto della frutta secca sono a posto, è già tutto. Vado a prendere la prossima borsa. Anzi, la borsa numero 2. Allora, in realtà pensavo di aver preso più cose al Mercadona, invece ho svuotato la seconda borsa e c'era dentro soltanto il solito Scottex, rotolo da cucina, carta assorbente da cucina e 12 rotoli di carta igienica, quella doppio rollo, doppio, come si chiama in italiano? Doppio rotolo, insomma, vabbè, quella extra forte, non lo so come si chiama, comunque igienico, doppio rollo, rollo compatto, ecco. E, al Mercadona, se non vado errata, non abbiamo preso altro. Mamma, confermi? Saluti i nostri amici, non li hai ancora salutati? Buonasera, buonasera a tutti. Ecco, vedete che brava, sono le sei, quasi 6 meno un quarto e lei dice buonasera, non è come me che io scema dico buongiorno, buon pomeriggio, lei è precisa e dice buonasera. Mamma, niente, il Mercadona basta così allora? Penso di sì. Ah, vabbè, niente, allora vado a svuotare le borse dell'Iperdino perché a quanto pare oggi abbiamo preso più cose all'Iperdino che al Mercadona, strano ma vero. Arrivo, aspettatemi. Allora, intanto che mia mamma gentilmente mi aiuta a svuotare la borsa dell'Iperdino, sapete che lì di fronte ci sono i cinesi, che poi non ho mai capito se è un negozio di cinesi oppure di casalinghi, canario, vabbè, insomma, perché c'è un personale misto, è molto grande, l'hanno aperto da, sarà un anno o due, e proprio di fronte al supermercato, vi ho già portato varie volte, e quindi siamo entrati 2 secondi al volo, abbiamo preso i soliti incensi, quelli che faccio io, Santa Barbara, hanno una profumazione, ragazzi, eccezionale, oltretutto sono 20 bastoncini e costano soltanto 59 centesimi, quindi prezzo ottimo. E poi per 89 centesimi, è aumentato di 10 centesimi, mi sono presa questo smaltino, questo color
non è verde pistacchio, ma non è neanche acqua marina, è un Tiffany un po' più sgargiante, ecco. In realtà io ho già qualche smalto simile, però hanno una tonalità più tendente all'azzurro quelli che ho io, e quindi ho detto per meno di un euro proviamo questo smalto qua. Tanto io non lo metto a contatto con l'unghia, metto sempre sotto l'indurente della Dare che comprerò da Fungrube, e quindi metto sotto l'indurente, e poi perché mi si spezzano facilmente le unghie cucinando tanto, lavando spesso le mani, allora devo mettere sotto con la base, poi faccio una o due mani di questo e vediamo cosa salterà fuori. E dai cinesi se non vado errata basta. Allora proseguiamo con le borse del Perdino. Allora, stavo svuotando le borse dell'Iperdino. Effettivamente mi sono accorta che abbiamo fatto più spesa lì che al Mercadona, confermo. Soprattutto frutta e verdura, no, più che altro frutta. Allora, come verdura niente, ho preso soltanto questa insalata, un ottimo prezzo. Io di solito la prendo al Mercadona, sapete, quella con dentro il cavolo cappuccio, la pago 1,55 euro. Invece qua all'Iperdino ho trovato questa insalata varia con dentro scarola liscia, scarola riccia e radicchio, e ce n'è dentro due etti, quindi molto di più rispetto all'altra, e l'ho pagata soltanto 1,29 euro. Quindi in questi giorni me la mangerò con del tonno, delle uova, insomma mi farà una bella insalata mista, o anche del bulgur, dell'avena, perché no? Poi c'era tantissima bella frutta e quindi abbiamo fatto scorta. Di solito all'Iperdino la frutta è piuttosto cara e non è sto granché, devo dire che oggi siamo state fortunate. Infatti ci siamo prese due bei pezzi d'anguria, costava 1,15 euro al chilo, quindi questo pezzo 1,05 euro e un altro bel quarto d'anguria 1,50 euro, perché in realtà ne avevamo tirata su metà. Però mia mamma ha detto, guarda che sono più, c'erano esposti nel reparto frigo, questi qua fatti già a quarti, innanzitutto sono molto più comodi da tagliare, e poi ha detto che erano come colore più belli, più bello rosso maturo, gli altri erano un po', quelli a metà erano un pochettino sul bianco, rosate, allora abbiamo fatto un cambio. E mia mamma ha occhio per queste cose, mamma mia, ma fa bene, anch'io guardo, riguardo, tocco, e coi guanti ovviamente, invece c'è gente, mamma mia ragazzi come non li sopporto, ci sono i guanti, i sacchetti, la gente arriva lì con le mani tutte belle, zozze, e palpa tutta la frutta, tocca, disfa, forca. No, io prendo i guanti e delicatamente sento se è il caso di prenderlo o no, ma c'è gente proprio che vi giuro li strozzerei. Tornando a noi, 1,18 euro mia mamma si è presa la papaya, ha un sacco di proprietà e fa benissimo per stomaco e intestino, ma ragazzi, io ve l'ho già detto, non riesco a mangiarla, non sa di niente, non mi piace. Ho provato anni fa con un po' di zucchero, ma io non uso zucchero, non mi piace. Ho provato col limone, neanche, quindi continua a mangiarsela soltanto mia mamma. Poi per me invece mi sono presa 1,72 euro pompelmi. Ma cioè ragazzi, ma questa è una ladrata. Cioè, due pompelmi 1,70 euro. Sono allucinata. Vabbè, meglio che non commento. Poi c'era in offerta il platano canario, le banane del posto a 1,29 euro al chilo. Ne abbiamo prese tre, le abbiamo pagate 78 centesimi. No, scusate, quattro. E le abbiamo pagate 78 centesimi. Però in settimana vi farò un altro svuoto alla spesa proprio al volo, perché vogliamo andare in un fruttivendolo che siamo andati tempo fa, che c'è qui a San Fernando, se non ricordo male, ci ha detto un nostro amico di andare dove la frutta costa veramente poco. E l'unico problema è che quando siamo andati la volta scorsa, qualche mele e qualche pesca costava niente, tipo 1 euro al chilo così, però ce n'è data qualcuna che era un po' bacata. Allora la prossima volta che vado gli tiro le orecchie e nella sua lingua canaria gli dico, ehi, dammela bella stavolta, non mi fregare, se no non torno più. E quindi in settimana andremo a fare una piccola tappa. In realtà siamo passate oggi pomeriggio, ma era chiuso, quindi probabilmente apre solo al mattino. Vabbè, poi tre pesche, melocoton, 0,75 centesimi. Sono un po' dure, ma a me piacciono così. Le lascio maturare un paio di giorni in frigo e poi me le mangio. Ma come frutta c'è altro? No, mi confermiamo che come frutta tutto qua. Però abbiamo ancora una borsa con la spesa. Aspettate che vado a aprirla. Anche l'ultima borsa è svuotata. Allora terminiamo con le ultime cosine che abbiamo preso all'Iperdino. Allora mia mamma si è comprata
il riso al curry. Di solito lei prendeva, c'era riso al curry, quello normale, quello giallo. Non l'hanno più fatto, però io mi sono accorta che hanno messo questa novità, riso al curry verde. Non chiedetemi cosa sia perché non ne ho la più pallida idea. Però mi ama giustamente, vedete, edizione limitata, sapori del mondo. Ah, vedi mamma, è un'edizione, dove sei? Scusate, ma mia mamma è sparita. Mamma, ci sei? Pronto, pronto! Base chiama, eccola qua, hai visto? Edizione limitata, ecco perché non l'avevo mai visto, io non mi ero accorta. Io spero che quando toglieranno questo rimettono quello giallo, speriamo. Domani lo provo. Ah, allora domani io bella insalata mista e tu questo. Domani lo provo. Bene ragazzi, il menù è già deciso. Stasera invece una bella minestrina, passato di verdura, con i crostini. Di perfetto. Bene, torniamo, scusate, queste uscite estemporanee, ma vabbè. Poi ci siamo prese questo riso integrale che è buonissimo, costicchia un po' di più rispetto a quello che prendevo alla Lidl. Questo qua costa, oddio non mi ricordo più, ma il riso integrale 2 euro abbiamo pagato, ma non mi ricordo. Vabbè, circa 2 euro, e ce n'è 750 grammi, quasi un chilo quasi, ed è buonissimo perché assomiglia al riso basmati e poi è bello croccante, si cuoce in 8 minuti proprio giusti, 8 minuti d'orologio, resta croccante, saporito, non scuoce, veramente ottimo, e quindi l'abbiamo ricomprato. E poi sono riuscita a convertire anche mia mamma, perché di solito quando io facevo il riso integrale lei non lo mangiava mai, mangiava soltanto il riso in bianco. Poi gli ho detto assaggia questo che è diverso, è molto più buono, effettivamente ha iniziato a mangiarlo anche lei perché veramente fa la differenza. Io non so se questa marca l'avete anche voi, però se vi interessa guardatelo bene, è veramente straconsigliato, e poi va a gusti, però a chi piace il riso integrale questo è veramente buonissimo. Poi, ah ecco, mi sono presa, come vi dicevo, le mie gallette della Bicentury, solite gallette di riso integrale, 1,40 euro se non vado errata, ma a me è dura, non è che, insomma, anche perché ho avanzato ancora, come vi dicevo prima, i miei cracker integrali, quindi insomma, non è che vivo a gallette e cracker, anzi adesso sto anche panificando, ho ripreso a farmi il pane, quindi insomma, ecco. Sapete che i carboidrati io non è che li adoro tanto, preferisco fare cose integrali fatte in casa. Comunque, guardate cosa ho qui. Ta-da! C'era in super offerta lo spremiagrumi. Questo qua è della Kimpo? No. Aspettate un attimo, No, scusate l'interruzione, ma è passato a salutarci il nostro vicino di casa, cioè vicino di casa sarebbe un turista che era qua tempo fa, poi è dovuto purtroppo scappare via perché tornare a casa sua su nel nord Europa perché la sorella si è sentita male, è stato un mese, è stato a casa sua un mese, adesso è tornato, è passato in bicicletta e ci ha salutato, adesso dopo andremo a fare due chiacchiere, ma sapete che noi facciamo un po' amicizia con tutti, perché essendo il bungalow numero uno ci passano davanti, buongiorno, buonasera, poi vabbè, è vero che parlano lingue straniere, però mia mamma parla gesti, quindi si fa capire benissimo con tutti. Io al liceo ho studiato inglese, francese e spagnolo, quindi eccetto il tedesco che non capisco una parola, zero, per il resto me la cavo, e quindi ogni tanto ci ciaremo un cicinì, come diciamo noi a Milano. Ma tornando a noi, allora, del marchio K4Kitchen, pensavo Kimpo, invece no, questa marca qua che non conosco, c'era lo spremi agrumi elettrico, questo qua, dunque io l'avevo visto qualche tempo fa a 18-19 euro, se non vado errato. Poi l'avevano abbassato a 13,90, 14, e oggi l'hanno messo a 9,90. Quindi ho detto, mia mamma, senti, prendiamocelo, perché noi abbiamo quello manuale. Questo qua invece, ho chiesto a un commesso che c'era lì, mi ha detto che si schiaccia e col cavo lui va elettrico, molto più pratico. Poi vedete, ci sono due, come si chiamano? Ah, eccolo qua, include, doppio, lo chiama cono, questo qua, questi qua. Per agrumi grandi e piccoli, grandi sì, pequeños, grandi e piccoli, regolatore di polpa con 5 livelli, poi cavo integrato per un facile mantenimento, include il tappo per proteggerlo dalla polvere, capienza 500 ml, fantastico, non vedo l'ora di provarlo, anzi stasera con la scusa di fare una macedonia mi faccio anche una bella spremuta d'arancia,
così vediamo come va. Ah, ecco qui che spiega tutto, vedete? Sono andata a leggere di là quando in realtà c'erano tutti i disegni. Bah, speriamo che funzioni, perché noi facciamo ampio uso di questi attrezzi da cucina, cucinano tanto, facevano tutto in casa. E in montagna avevamo un bellissimo spremiagrumi elettrico che abbiamo portato da Milano. Poi dopo qua nel trasloco abbiamo regalato tantissime cose, non l'abbiamo portato. Abbiamo comprato uno a mano, però effettivamente per 9 euro, 9,90, quello che è, secondo me ne è valsa la pena. Poi vi farò sapere. Allora, stavo controllando, effettivamente non ho nient'altro da mostrarvi. Sembra... Mamma, ma che disastro stai facendo? Mia mamma fa, vengo a darti una mano, guardate che macello che sta facendo. Ma io non vi saluto qui, vi porto a fare un giretto in piscina, perché mia mamma mi ha detto dalla finestra, che lei è una curiosona, no? La vedetta lombarda la chiamo io, si mette alla finestra e vede chi c'è, chi non c'è, mi ha detto c'è la piscina vuota, dai andiamo a fare un giro, e allora vi saluto da là, dai venite con me. Eccomi, andiamo in piscina insieme. No, stavo vedendo che insomma come giornata non è il massimo, prima quando siamo usciti non era così. Guardate i miei fiorellini, poverini, sono mezzi morti, il caldo, anche la rosa, poveretta, è tutta mezza appassita, la rosa Grace Kelly si chiama questa qualità di rose qui, ha un colore stupendo, l'arancio non è cresciuto, le uniche arancine che c'erano su piccoline, come vi ho già raccontato una volta, il bambino che era qua in vacanza di fronte le ha spennacchiato tutto, quindi niente arance, meno male che non ha spennacchiato anche i fichi, così sono riuscita a mangiarne qualcuno. In compenso abbiamo sempre i manghi, abbiamo mangiato un bel po' di mango, le abbiamo anche regalati agli amici, e qualche platano, qualche banana, ma se la sono presa i proprietari delle case. Ecco, guardate un po' il tempo com'è. Sì, insomma direi che è una mezza schifezza. Secondo me dalle parti di là dove c'è il Salobre, montagna ladata su di là, secondo me qualche goccia d'acqua. Invece, andando da questa parte qui, c'è il faro di Maspalomas, Meloneras, e rigiriamoci ancora, in fondo di là c'è Playa dell'Inglese, San Agustín, che detto così uno dice, ma si capisce un tubo, sì, avete ragione, però per farvi un attimino capire insomma in che zona sono io, ecco, poi se avete voglia di guardare magari, non so, sulla mappa o siete curiosi, una zona abbastanza comoda, abbastanza centrale, ecco. No, stavo andando a curiosare un po' gli oleandri, oh come stanno crescendo bene, vedete qua ci sono tutti i materassini, perché noi abbiamo questi lettini in plastica, ma con questi materassini diventano più comodi del letto, perché il lettino è bello duro, ma col materassino, col cuscinetto morbido, spettacolare. Ecco, guardate gli oleandri come stanno crescendo, sono cresciuti tanto, li ha piantati il giardiniere José, che erano piccolini, ma proprio erano una spanna, forse un paio di spanne della mia mano. Guardate come stanno crescendo bene. Peccato che sono qua dietro in fondo e non li vede nessuno, però vabbè. È molto curato il giardino qua, non si può dire niente. Ah, qui c'è anche del bellissimo rosmarino. Non so chi è che l'ha piantato, boh. Un po' secchino, però. Poi. Ah, di là ci sono le strelizie. Andiamo a vedere se ci sono ancora delle banane. Ehi, Lai, tu chi sei? Cos'è, ragazzi, una cavalletta? Boh, non si muove. Beh, lasciamola lì tranquilla, dirà chi è sta rompiscatole che mi inquadra. C'era anche un uccellino prima lì sul cespuglio. Ma qui è pieno di uccellini, si sente cip 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 tutto il giorno. Passerini qua. Guardate qua. Qui c'è un piccione. Piccioni, corvi, c'è di tutto. Allora, noi ci stiamo dirigendo, e qui invece, ecco, vi faccio vedere. Qua, in questa porta qui, c'è la lavatrice comune. Praticamente quando siamo venuti a vivere qua ci hanno detto, la nostra padrona di casa ha detto, no io la lavatrice non ce l'ho, ma tranquilli, qui c'è la lavatrice che usano tutti i 14 complessi. Sì, come no, siamo andati subito a comprarcene una, lei fa, ma io non ve la pagate voi, sì non c'è problema Sara, vi faccio l'impianto, no tranquilla facciamo tutto noi. Ci siamo presi la nostra bella lavatrice, adesso oramai
quasi tutti se la stanno mettendo, però tanti proprietari che fanno tanto le chic, le mogli, perché i mariti sono ingegneri, sono laureati, le signore, e poi non avevano neanche la lavatrice in casa, usavano questa qua comune. Ma la gente proprio, più studiano, più si danno aria per niente. Sti canari qua, guarda, io non ho proprio parole. Si facevano un vanto tutte le mogli, tutte, mio marito di qua, mio marito di là, e poi terzo zona non c'è manca lavatrice in casa. Vabbè, no comment. Vedete quante belle strelizie. Bellissime. Ma dove sono le banane? Io non le vedo più. Ah, eccole qua, le ho appena passate. No, vabbè, vi faccio vedere un attimo. Guardate quante. Le più belle belle. È uno dei miei fiori preferiti. Scusate se sentite cecec cecec, ma sono io con l'infradito. Ma no, perché sono appena uscita dalla doccia. E quindi ho detto, beh, evito di fare proprio svuota la spesa. Guardate che bella rosa. Non mi andava di farlo svuota la spesa in camicia da notte, perché mi sono già messa comoda, visto l'orario. Però siccome non c'è nessuno, io sono uscita lo stesso. Ecco qui. Ah, sono ancora piccoline. Queste sono le banane nane canari, platano canario. Adesso aspettiamo che crescano. Qui ce ne vuole ancora un bel po' prima ora che siano pronte. Vabbè. Qua c'è la strada, infatti vedete che passano le macchine. E niente, scusate il delirium tremens, però mi hanno detto che c'è un'applicazione da installare sul cellulare per non far tremare le immagini, ma sono troppo imbranata, anzi se avete qualche consiglio da darmi è ben accetto. Guardate che cielo, mamma mia, guardate là in fondo, fa spavento, per me di là sta piovendo, troppo nero. Vabbè, noi siamo nel mezzo, speriamo... No, più che altro perché mentre io mi facevo la doccia, mia mamma nel frattempo ha fatto una lavatrice, quindi abbiamo due stendini stesi fuori in veranda, insomma, anche se abbiamo la tenda tirata, se piove ci si bagna tutto, quindi speriamo di no. Va bene amici, che dire, vi ho stressati abbastanza e spero di non avervi annoiato, quindi per oggi direi che vi lascio tranquilli. Io spero abbiate gradito questo giretto qua in piscina, che vi sia piaciuto lo svuota la spesa, magari posso darvi qualche idea utile, gli acquisti che faccio, poi ditemi anche voi se trovate le stesse cose in Italia, se c'è qualcosa di diverso, i prezzi, come siete messi, che io sono curiosissima. Vabbè, dai, detto ciò, io vi saluto, come al solito vi mando un bacio grande, grande, grande. Spero di vedervi in un prossimo video, in un prossimo vlog, non so se sarà una videoricetta o una passeggiatina, non lo so, surprise! Vediamo cosa dice l'estro del momento. Per il momento... No, scusate ragazzi, mi è partito involontariamente questo aggeggio qua, ho schiacciato e si è spento tutto. Va bene, resettiamo. Niente che dire, dai, vi saluto, vi abbraccio e mi raccomando, vi aspetto in un prossimo video. Da Maspalomas Beach è tutto, passo e chiudo. Ciao.